È da maggio 2021 che videvo questo video della mia serie Topolino Comics and Science dedicato a Atomino Bip Bip e a una storia molto molto scientifica uscita nel lontano 1985. E visto che il Topolino attualmente in edicola non ha grossi spunti scientifici, ecco che recupero la storia. A dire il vero, di spunti scientifici sul 3462 ce ne sarebbero. Sia nella storia conclusiva con Topolino e Data Beta ambientata nello spazio, sia in quella iniziale, che inaugura la nuova serie I Misteri di Paperopoli. Però, soprattutto relativamente alla cover story, parlarvi di scienza vorrebbe dire spoilerarvi il finale, e questo vorrei evitarlo. Ed è quindi giunto finalmente il momento per parlarvi di Topolino e l'acceleratore nucleare, storia di Alessandro Bencivenni per i disegni del maestro Massimo De Vita. La storia inizia con Atomino Bip Bip che va a casa di Pippo per invitare lui e Topolino a seguirlo in Svizzera, a Ginevra, dove il professor Enigma sta per inaugurare il più grande acceleratore del mondo. L'acceleratore a cui fa riferimento Atomino è uno di quelli che operano al CERN, poiché l'acronimo in francese, non volendo sbagliare la pronuncia, ve lo metto nella striscia qui sotto. Il più grande laboratorio di ricerca sulle particelle elementari del mondo. Venne fondato ufficialmente il 29 settembre del 1954 da ben 12 paesi europei, tra cui l'Italia. Vista l'attualità che ci circonda, mi sembra giusto fare una breve digressione ricordando che l'Ucraina è un membro associato del CERN dal 2016, mentre sono stati aperti dei rapporti internazionali con la Russia sin dal 1993, ben 4 anni prima degli Stati Uniti. A causa dell'attuale invasione dell'Ucraina da parte della Russia, questi rapporti sono al momento sospesi. L'acronimo si riferiva alla commissione di ricerca che lavorò nei 2 anni precedenti all'effettiva fondazione sotto la guida di Niels Bohr dell'Università di Copenaghen. Quando poi effettivamente il CERN venne fondato come Organizzazione Europea per la Ricerca Nucleare, si decise di mantenere il vecchio acronimo, con cui è oggi noto il centro di ricerca e che si trova anche all'interno del logo del CERN. All'epoca, il 1985, erano attivi presso il CERN il LINAC-1, l'acceleratore originale, quello con cui è stato costruito all'inizio il CERN, il LINAC-2, un acceleratore lineare che forniva la prima accelerazione delle particelle per poi immetterle all'interno dell'acceleratore principale, che era un acceleratore circolare, un sincrociclotrone e infine il Superproton, Antiproton, Synchrotron, che è l'acceleratore a cui fa riferimento Atomino nella vignetta che precede la spiegazione sul funzionamento e su che cosa vanno a cercare gli acceleratori di particelle. Nella spiegazione, Atomino utilizza il modellino costruito da Pippo con tanta pazienza. Atomino prende 2 treni e sui 2 carrelli svuota 2 sacchetti di biglie. Quindi accelera i 2 treni in 2 direzioni opposte, fino a farli collidere al centro del tracciato. A quel punto le palline vengono sparpagliate sul tavolo in tutte le direzioni. In questo caso l'analogia è tra i treni, che rappresentano i fasci delle particelle di protoni e neutroni, che vengono accelerati fino a velocità vicine a quella della luce, per scontrarsi al centro dell'acceleratore. Nell'urto tra questi 2 fasci vengono prodotte tutta una serie di particelle, che si sparpagliano attraverso i rivelatori che sono posti intorno al punto dell'impatto. E possiamo dire che sono le biglie di Atomino dopo l'impatto. Le biglie invece prima dell'impatto costituiscono le particelle che si trovano all'interno di protoni e neutroni, ovvero i quark. Le particelle che vengono sparpagliate, infatti, sono il frutto, semplificando al massimo, della ricombinazione di questi quark durante l'urto.
La storia di Bencivenni e De Vita però non si limita a raccontarsi in maniera semplice e diretta la fisica del CERN, ma ci fa fare anche un tour all'interno dei laboratori con una guida di eccezione, il professor Enigma. Enigma accoglie Topolino e Pippo all'interno della sala di controllo del CERN, disegnati in maniera molto fedele da Massimo De Vita. D'altra parte, De Vita ha disegnato in maniera molto fedele un po' tutti gli ambienti del CERN che vengono rappresentati all'interno della storia. Dopo di ciò ci spostiamo all'interno dei laboratori veri e propri fino a che non arriviamo alla sala dove si trova il super sincrotrone di protoni. I risultati delle collisioni che avvengono in un punto che Pippo definisce incrocio pericoloso vengono impressi su delle speciali lastre fotografiche. Poi, dopo alcuni ragguagli tecnici relativi all'acceleratore vero e proprio, ecco che facciamo finalmente un giro all'interno dell'anello, dove si trovano i tubi all'interno dei quali scorrono a velocità pazzesche le particelle che vengono fatte collidere una contro l'altra. In questo caso, per spostarsi all'interno dell'ambiente, vengono usati dei veri e propri trenini elettrici, cioè dei carrellini che si muovono su dei binari grazie all'energia elettrica. Ultima curiosità, la storia viene pubblicata all'incirca un anno dopo che venne annunciato il premio Nobel a Carlo Rubbia e Simon van der Meer per la scoperta dei bosoni Z e W avvenuta nel 1983. In effetti questa è, se la memoria non mi inganna, la terza volta che registro questo video. Per molti motivi, quelli precedenti non mi hanno convinto, per cui ho colto l'occasione per rifarlo un'altra volta. Il video è a sua volta in legame diretto con i tre video dedicati alla dimensione delta e alla diretta realizzata con Andrea Bramini sui personaggi di Romano Scala. Trovate tutti i riferimenti alla diretta, agli altri video, inclusi eventuali articoli di approfondimento, in descrizione. Arrivato a questo punto, sperando di non avervi annoiato troppo, non mi resta che invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!